partita tra Juventus e Manchester United per decidere le posizioni dalla nona alla dodicesima. Passa avanti la Juve con Torriero al terzo minuto del primo tempo, il bel sinistro del numero 11 Leonardo Torriero, bello anche l'assist da parte del capitano Bufandar. Ci prova anche lo United a rispondere con il piccoletto numero 10, cioè Shay Lacy, che calcia però alto sopra la traversa. Bufandar prova ad andare ancora lui, Bufandar vede Forshaw fuori dai pali e lo supera con un bellissimo pallonetto. È 2-0 all'ottavo minuto con il capitano Adam Bufandar, uno anche dei migliori giocatori della Juventus. Eccolo qui il tocco sotto di Bufandar, bello il gol del 2-0. Ancora Juve con Costa Magna, tocco largo per Casazza che prova a calciare, trova la presa di Forshaw. Nuovamente Juve, dentro per Costa Magna, schiavone, calcio a basso, si allunga molto bene in presa qui Forshaw. Primo tempo che finisce 2-0 per la Juventus, inizia bene per i colori bianconeri anche la ripresa con il gol di Casazza, che qui sfrutta un'incertezza di Will Jones e segna il gol del 3-0. Gol in gol anche Gabriele Casazza, lo rivediamo qui, sfrutta un rinvio un po' indeciso da parte di Jones, poi segna alla fine, bello il pallone anche di Grosso per Ventre, bello l'assist e il 4-0 di Alessandro Ventre. Chiude la partita la Juventus al quarto del secondo tempo con Alessandro Ventre, bellissimo l'assist di Grosso sul secondo palo, non ci arriva Nehal, ci arriva invece Ventre che segna il gol del 4-0. Poi Missin prova a calciare, calcia anche Ruben Butt, ma è bravo nell'occasione portiere Piras. Ancora un'occasione per lo United con Edward Perry, dentro per Butt che colpisce la traversa, poi non arriva su questo pallone il piccoletto Ruben Butt, piccolo anche di età perché è un 2007. Poi la bellissima azione di Ashton Missinsuola e poi esterno con il destro trova il 4-1 al ventesimo minuto, finisce 4-1 per la Juve.